Salve, qui il vostro Santen Chan. Da giorni non facevo un video e il nostro amico padre Squarchio mi ha detto: oh, ma perché non fai un video nuovo? E l'ultimo video che ho fatto mi sembra era sull'annunciata dimissione o ritiro o ripiego del nostro amico Giorgio Napolitano, ex studente universitario fascista, ex segretario del generale del Partito Comunista Italiano. Poi mi scuso con voi che appunto ultimamente non ho fatto dei video, ma ho avuto anche male alla gola, come la Littizzetto, ma non perché ce l'ha avuto lei, io non lo sapevo. Beh, passiamo al tema del giorno. Il tema del giorno è quello che da giorni sento nei TG, perché un po' mi rimbalza. A che punto è arrivata la comunicazione nei telegiornali? Che classe di linguaggio si usa? Come si è degradato nei media l'italiano moderno? Perché si parla del toto presidenziale o del toto presidente? Io dico, ma è arrivato al livello della compilazione delle schedine predire chi sarà presidente della Repubblica? E poi è un esercizio giornalistico. A noi che ci frega quello che i giornalisti predicono? Tanto molti di loro sono prezzolati dalle forze politiche. E poi il presidente che ci rifilano, fosse anche il primo che capita, per noi è uguale. Tanto litigheranno fra PD e PDL e i grillini non se li fila nessuno. Ma io dico, perché ormai non ce lo eleggiamo da noi il presidente della Repubblica, così come dovremmo nominare il primo ministro, cioè il presidente del Consiglio dei Ministri? Perché Angela Merkel è stata votata dalla gente. Allora uno può dire, ma negli Stati Uniti o nei paesi a regime presidenziale si vota direttamente il presidente. Ecco, in Italia vogliono fare un regime presidenziale, una repubblica presidenziale, però di nuovo sì, la gente voterebbe i partiti. Invece no. C'è troppa partitocrazia. Bisogna votare direttamente per il primo ministro e bisogna votare per il presidente della Repubblica, primo ministro o presidente del Consiglio dei Ministri, come si voglia dire. Perché in Italia ci abbiamo il vizio che sono tutti presidenti di consorzi, di aziende, del negozio, di una sezione civica di un partito politico, a livello nazionale di un partito politico, della Repubblica, del Consiglio dei Ministri, del Senato, del Parlamento, perché tutti presiedono o presidiano e quindi sono tutti presidenti. In più adesso con questo toto presidente i presidenziabili, no, così come si diceva i papabili, vogliono fare una schedina dei probabili presidenti, ma non, poi più di 5-6 non ce ne saranno. Io invece dico, perché la democrazia sia più diretta, ce lo dobbiamo scegliere noi quello che poi per 5 anni al Quirinale magari arriverà, per bene che vadi, a rappresentarci male nel mondo e anche nel paese. Però ce lo scegliamo noi, no? Chi ci deve sputtanare? Perché ce lo devono scegliere un altro? In altri ci devono scegliere un altro da quello che sceglieremo noi. Quello era il mio pensiero. Ma noi veramente vogliamo sceglierci un presidente? Boh, perché ci presentano una lista di 5, anche se ce li votiamo noi e non fra di loro l'inciuccio. Ma perché fra quei 5
Perché non fare che ogni cittadino italiano, come deve essere secondo la Costituzione elettorale per me, ogni cittadino italiano maggiore dei 50 anni si presenti per presidente con delle idee e la gente vota quello che si ritiene miglior rappresentante della Repubblica. Poi dovremmo fare che ogni cittadino che vuole essere presidente del Consiglio dei Ministri, in gergo popolare, primo ministro, ogni cittadino maggiore di 30 anni si presenta, perché Renzi ne ha 39, io ne ho 46, quindi un bamboccione Renzi, è più giovane di me, io sarei dovuto essere miglior primo ministro. Vabbè, comunque ognuno che ha più di 30 anni si presenta come primo ministro, presenta un programma senza passare per la partitocrazia e la gente lo vota. Vediamo, in Italia ci sarebbero subito 20 milioni di candidati a presidente e ognuno proporrebbe il proprio nonno e magari 40 milioni di uomini e donne che si presenterebbero per primo ministro, per ministro, per assessore. Il problema poi che ci sputtaniamo perché siamo troppo individualistici e quindi alla fine ognuno voterebbe per presidente il proprio nonno, per primo ministro il proprio padre, si proporrebbe come ministro, come assessore, come sindaco. Invece no, bisogna anche fare dei sacrifici, votare chi è più rappresentativo del totale, non pensare solo mi candido io e mi voto io. Avremmo il 90% nelle liste per ogni incarico politico, gente con un solo voto, il proprio. Infatti, credo che questo sia il male di YouTube Italia. Hai capito? È quello il male. Perché noi siamo troppo individualistici o individuali, troppo introvertiti ed egoisti. Facciamo dei video, carichiamo dei video, guardiamo i nostri stessi video perché aumentino le visioni e non guardiamo i video di chi ha poche visioni, di chi ha pochi iscritti, non ci iscriviamo nei piccoli canali per aiutarli e poi non collaboriamo. Per esempio io non ho mai ricevuto nessuna richiesta di collaborazione e non so neanche come si collabori fra YouTuber. C'ho la partnership con YouTube, però non riesco a incrementare le visioni negli iscritti. Nessuno mi aiuta e io non so neanche come aiutare nessun altro, perché siamo troppo individualistici. Al limite, se andiamo a vedere dei video di YouTube, o ci scordiamo di entrare nel canale iscrivendoci, quindi non vale come visione alla fine. Anche se raccolgono tutti i tuoi dati, non si aggiunge nel tuo curriculum, per cui tu vedi dei video di qualcuno e quel qualcuno non sa se hai un canale, magari come contraccambiare le visioni e i likes. Oppure entriamo in YouTube come users, però andiamo a vedere i video di tutto il mondo meno che video d'Italia. Quindi si incrementano le visioni degli YouTuber degli Stati Uniti, del resto d'Europa e non ci aiutiamo fra di noi. Comunque mi piacerebbe, non so, fare dei video e che qualcuno mi dica: ho messo in Common Creative i miei video, li puoi scaricare e aggiungere ai tuoi video. E io allora farei dei video in Common Creative perché qualcuno li possa aggiungere ai suoi video. Ma non ho ricevuto nessuna richiesta di collaborazione in tale direzione. Questo lo dico non soltanto per i miei amici e amiche che mi guardano dall'Italia, ma anche dal resto del mondo. Se volete collaborare con me, magari voi avete molti iscritti e poche visioni. Io ho già molte visioni, molte, 80 o 90.000. Volevo fare un video per le 70.000 visioni, ma non ho tempo. Allora già ho passato le 88.000, una cosa del genere. E quindi farò il video per le 90.000 visioni, ringraziandovi. Però se qualcuno vuole, anche dal resto del mondo,
collaborare con me, basta che mi dici ho caricato dei video che tu puoi scaricare e usare nei tuoi video, così facciamo dei collage e io poi gli proporrò, secondo i temi che gli interessano, farò dei video che lui potrà aggiungere al video che preparerà lui, in questo modo penso che si collabori così. Per concludere di questa i toto presidenziabili, no? Ma perché? Scommetti, scommetti che faranno anche delle schedine. E quanti candidati ci sono? E poi fanno dei pareggi, non so. Uno, iz, due. Io non vedo che ci sono nomi importanti e molti nomi in gioco. Non so, si vede che ormai sono finiti i giovani studenti fa universitari fascisti presidenziabili. Boh, forse la gente veramente di sinistra non è presidenziabile. Poi uno che è passato al Partito Comunista come presidente, come segretario generale, non è stato neanche veramente di destra, quindi non è stato neanche né carne né pesce. Poi in un prossimo video voglio parlare di quello che ho sentito di Dario Fo, perché questi pensatori radicali di sinistra, questi comunisti del passato, tutti i grandi rivoluzionari di sinistra, tutti i grandi comunisti, tutti i grandi marxisti, i grandi stalinisti erano dei grandissimi fascisti. Allora io non ho capito se per trionfare come comunista devi essere stato fascista, perché lo stesso Benito Mussolini, non vi scordate, era un agitatore di sinistra in Svizzera e era comunista. Quindi che in realtà il vero volto sotto la maschera dei fascisti è un volto rosso, un volto comunista. Per quello la bandiera nazista è rossa. Destra e sinistra sono i due estremi che si toccano secondo le insegnanze di Lao Tse. Se vai in un estremo è come se passi a un altro. Se vai all'estrema bontà potrai arrivare a essere cattivo. Ecco perché c'è chi si disillude tanto in amore che arriva ad odiare. C'è chi ama tanto da ammazzare, infatti si dice ti amo tanto da impazzire, poi sono le 140 coltellate dell'amante omicida. Quindi chi passa tanto a destra arriva a essere un trotska, un comunista. Chi passa tanto a sinistra, guarda Stalin che era reazionario violento, passa a essere fascista. Infatti con il patto Molotov-Ribbentrop fascisti, ossia nazisti e sovietici, hanno ammazzato per uguale gente in Polonia. Poi gli uni affermavano che erano stati gli altri ad ammazzare tutti, invece no, hanno ammazzato 50-50, 50% e 50%. Beh, allora ecco che sapete che se ci sono dei politici di destra o di centrodestra in Italia, erano tutti ex democristiani di sinistra o addirittura comunisti come Bondi, che poi è passato un partito e non si sa se è stato prima in Forza Italia, Alleanza Nazionale, però era comunista Bondi, era comunista come Giorgio Napolitano. Poi sono passati a destra e quelli di destra erano di sinistra, come Giorgio Napolitano. Ma allora è uno di destra passato alla sinistra? Che poi stando a sinistra è passato alla destra come D'Alema. Ma siamo tutti dei Voltagabbana, delle frittate che giriamo nell'aria, delle pizze che ci rivoltiamo così, dei Badoglio. Poi ci sfotono da fuori, non abbiamo affidabilità politica e lo credo. Quelli del centro o erano di destra o erano di sinistra, come le correnti dorotiane, andreottiane, Di Moro, tante correnti, no? Per un unico polipo con tante braccia.
Ora erano di destra e sono passati a sinistra, magari prima di essere di destra erano anche di centro, quelli di sinistra erano di destra e ritornano a sinistra. Gli unici sono i grillini, che prima di essere grillini erano niente, e appena si fanno grillini sono scissionisti, scissionisti, fissionisti, quella cazzo di nome. E poi se ne vanno tanto a destra come a sinistra, come al centro. Cioè, prima ti fai grillino che non eri nessuno in politica, e appena sei grillino, c'hai i precedenti, c'hai il curriculum, come per andare tanto a destra come a sinistra, farti diesino o farti PDLino. Predellino, no? Predellino. Allora anche la corruzione di molti grillini pentastellati non è finita, perché the never ending history, la storia che non finisce mai in Italia, la politica. Adesso tocca a molti che entrano nel Movimento 5 Stelle fare carriera andando da una parte o da un'altra, i salti in banco nella Camera dei Deputati e nel Senato, saltano proprio le banche, vanno da una banca a un'altra. Seguendo la tangente, non so, io vorrei fare un movimento Sant'Egian. Voi raccogliete firme e quando lo potete registrare chiamatemi, che io sarò segretario generale. Per il momento vi lascio, se no il video peserà una cifra per queste svariazioni mie. Comunque grazie di seguirmi, grazie all'amico che ho menzionato prima, che mi sono scordato il nome, e al più presto farò un video, però adesso è durato troppo questo. Poi c'è un computer vecchio di due nuclei, sono le 8 e 5. E poi gli dà formato in un'ora e me lo carica in 3. E se voi volete che io mi faccia un cellulare nuovo, tipo un Samsung Galaxy S5, vi prego, guardatevi tutti i miei video, diffondeteli nei social network. Come social network, come Google Plus, diffondete il link fra i vostri contatti in Google Plus, in Facebook, e fate clic in ogni banner pubblicitario. Voglio che YouTube arrivi a pagarmi almeno 100 dollari. Sono disoccupato. Fatemi questo favore, vedetevi tutti i miei video. Vi chiedo perdono se nel corso dei 10 o 20 minuti che durerà questo video vedrete tantissime interruzioni pubblicitarie. Io ne metto una ogni 30 secondi, ma sono disoccupato. Così forse arriveranno a darmi 100 dollari. Dai, è come se fate una colletta. Guardatevi tutti i video. Non vi chiedo denaro, vi chiedo solo di guardare tutti i miei video e di fateli vedere a tutti i vostri amici, parenti e familiari, vicini di casa, contatti. Trasmettete i miei video in tutti i social network che avete, Facebook, Google Plus, Instagram, e poi anche ai vostri nemici, tanto saranno vostri nemici, non necessariamente nemici miei. Così magari YouTube arriva a pagarmi qualcosa. Ciao dal vostro Sant'Enchan, perché magari devo rinnovare il parco tecnologico che ho. Il computer forse prima o poi mi pianterà. Ciao.